Battetevi sempre per la libertà, per la pace e per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile. Ma non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà. Lottate con fermezza per le vostre idee e per i vostri principi, ma siate tolleranti. Io combatto per la mia idea, che è diversa dalla tua, ma combatterò sempre al prezzo della mia stessa vita, perché tu possa esprimere la tua idea sempre e liberamente. La libertà di esprimere le proprie idee è un bene troppo prezioso. Terzo millennio. La partecipazione diventa democrazia. Battetevi sempre per la libertà, per la pace e per la giustizia sociale. La libertà senza giustizia sociale non è che una conquista fragile. Ma non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà. Lottate con fermezza per le vostre idee e per i vostri principi, ma siate tolleranti. Io combatto per la mia idea, che è diversa dalla tua, ma combatterò sempre al prezzo della mia stessa vita, perché tu possa esprimere la tua idea sempre e liberamente. La libertà di esprimere le proprie idee è un bene troppo prezioso. Terzo millennio. La partecipazione diventa democrazia. Pensavamo partisse un secondo video, ma lo mandiamo più avanti. Intanto grazie, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Grazie di inaugurare insieme a noi un modo diverso di rappresentare i tanti problemi che riscontriamo nella nostra vita quotidiana. Intanto permettetemi prima di tutto di ringraziare le tante persone che hanno contribuito alla riuscita di questa iniziativa. Ringrazierei subito le classi del liceo Amaldi di Roma e dell'Istituto Tecnico Pertini di Roma, e un grazie alle dirigenti scolastiche, professoressa Utiere e Vinci Guerra. Farei un applauso per la disponibilità, la vicinanza, l'averci accompagnato. Ringrazio ovviamente Annalisa Bruchi, molti di voi l'hanno vista, sta qui e sarà nostra compagna di viaggio. Buongiorno a tutti, buongiorno. E di aver accettato con entusiasmo di essere qui con noi, sarà lei poi a condurre la giornata. Ringraziamento speciale devo fare al professor Domenico De Masi, anche qui vi chiedo di fare un abbraccio, abbiamo un applauso e un abbraccio virtuale. Abbiamo cominciato un anno fa, forse più di un anno fa, a ragionare su come un sindacato potesse rappresentare le istanze della società, che non sono quelle quotidiane dei lavoratori, delle lavoratrici, ma come la rappresentanza in questo paese si trasforma e come gli strumenti oggi a disposizione non solo dei lavoratori e delle lavoratrici, ma dei ragazzi, delle persone che non incontrano il sindacato, possono in qualche modo essere rappresentate. Approfondiremo questo tema durante la giornata, grazie al professor De Masi. Grazie a Martina Pennisi, che sarà in collegamento con noi, a Federico Ferrazza, anche lui sarà in collegamento, a Massimo Barra e a Fasma. Fasma, un applauso speciale e un ringraziamento a lui, a Massimo Bonelli, che ci ha consentito. Noi abbiamo ascoltato alcune canzoni di Fasma, c'è un problema di cambiamento nella società, affronteremo insieme a lui alcuni temi su come oggi riusciremo a provare
a cambiare dal basso, come tu dici in alcune tue canzoni. Permettetemi di ringraziare ovviamente i miei colleghi della segreteria, Francesco Maria Gennaro, Alessandro, Angelo, che sono stati la vera anima di tutto questo lavoro, ovviamente le società che hanno lavorato con noi, Net in Progress, Francesco Miscioscia illustrerà il sito e la piattaforma, Softlab che ci ha aiutato a costruire questo sistema e tanti colleghi delle strutture territoriali e categoriali, la LSG che ci assiste nella regia, Corriere TV che manda in diretta streaming sul proprio sito, lo ringraziamo per la disponibilità, e Fabio Piacenti che è il nostro collaboratore più stretto nell'analisi delle condizioni. Posso buttare questa roba e dire perché siamo qui. Un po' di tempo fa, parlando con il professor De Masi, ci siamo interrogati, e parlando con la nostra organizzazione sindacale, su come un sindacato può determinare dei cambiamenti. La nostra attività quotidiana, lo dico soprattutto per i tanti ragazzi e le tante ragazze, è quella di rappresentare i lavoratori, le lavoratrici, i precari, quelli che entrano nel mondo del lavoro. E lo facciamo rinnovando i contratti, chiedendo aumenti contrattuali, chiedendo migliori condizioni, facendo grandi battaglie. Noi ne abbiamo fatta una, zero morti sul lavoro, abbiamo più di 1200 morti sul lavoro in questo paese, una tragedia che proviamo a combattere con la formazione, con l'educazione, con la formazione professionale, ma anche rivendicando con le nostre manifestazioni i cambiamenti. Ma avevamo un tarlo, in questo paese abbiamo 5 milioni di poveri, nell'ultimo anno 1 milione di poveri in più, 2 milioni di famiglie non riescono ad avere una vita decente, non riescono spesso a fare le visite sanitarie per prevenire eventualmente delle malattie. E soprattutto la cosa che ci ha colpito, girando, noi stiamo poco in ufficio, anche se spesso ci vedete in giro a tanti tavoli di trattativa, ma quella è una piccola parte, il resto della nostra vita è passato in mezzo alla gente, è passato sui territori. E la cosa che ci colpisce, girando per l'Italia, spesso anche in Europa, sono le diseguaglianze. Abbiamo una società che ha aumentato le diseguaglianze, ha aumentato le diseguaglianze fra nord e sud, fra giovani e anziani, fra donne e uomini. E allora ci siamo interrogati su come potevamo rappresentare questi problemi. Abbiamo scelto non di andare in giro e raccontare come funziona la vita, ma abbiamo scelto di andare in giro ed ascoltare, per poter, per quel poco che possiamo, rappresentare la rabbia, io dico quella positiva, la voglia di cambiare, la necessità di costruire un paese diverso. E allora ci siamo interrogati dove questo poteva avvenire e abbiamo riscontrato che i centri di aggregazione oggi sono pochi. Dove si possono vedere i ragazzi a scuola? Ma se molti di voi volessero trovare un luogo dove discutere di politica, di associazione, di calcio, di sport, di qualsiasi altro, in qualsiasi altra occasione, non hanno spesso luoghi fisici dove incontrarsi. Una volta per chi faceva politica c'erano le sezioni, c'erano dentro le chiese e le parrocchie, c'erano anche qui le associazioni sportive, anche qui oggi trasformate. Se oggi vai alla scuola calcio ti dicono subito che devi firmare il contratto, c'hai bisogno di comprare. Insomma, c'era una necessità di allargare la nostra rappresentanza e di capire come rappresentavamo una parte della società e del mondo con la quale noi non dialoghiamo tutti i giorni. E allora abbiamo fatto delle scelte. Intanto abbiamo aperto le nostre sedi sindacali. In ognuna delle nostre sedi sindacali non ci sono solo uffici, c'è una sala delle riunioni. E abbiamo detto e abbiamo scelto nel nostro statuto di mettere a disposizione quella sala per chi vuole incontrarsi, per chi trovare un luogo, vuole trovare un luogo fisico dove dialogare, dove confrontarsi, dove crescere. Poi abbiamo aperto ai giovani sulla formazione. Abbiamo, qualche anno fa, prima che la pandemia frenasse un po' tutto, avviato un percorso di formazione, di crescita, di discussione con i ragazzi, e abbiamo messo a disposizione di chi voleva dei percorsi di formativi, col Beyond. E quando tutti dicevano che i giovani erano bamboccioni, che stavano sui divani, abbiamo chiesto chi vuole venire a discutere, a crescere, e abbiamo avuto una risposta enorme, veramente al di sopra delle nostre aspettative. E poi spesso si è parlato di come in questo paese le diseguaglianze, la solidarietà, potevano essere uno strumento, un principio condiviso, e anche lì abbiamo fatto un'altra scelta. Abbiamo preso ogni anno 100 ragazzi e li abbiamo portati ad Auschwitz.
perché pensiamo che forse andare lì, verificare quell'esperienza, toccare con mano una grande tragedia storica possa essere molto più utile di qualsiasi lezione di storia, non me ne vogliono le professoresse che sono qui in sala. E abbiamo chiesto a quei ragazzi, quando ritornavano da Auschwitz, di raccontare ad altri ragazzi quello che avevano visto, le loro sensazioni, le loro emozioni. Però tutto questo non bastava, perché mentre facevamo questo percorso avevamo sempre di più richieste di partecipazione, di disponibilità al dialogo, di crescita. E allora abbiamo ragionato e abbiamo detto, ma perché non costruiamo una piattaforma? Che cos'è questa piattaforma? È un luogo virtuale, ovviamente, dove voi ragazzi spesso state più di quanto tempo forse dovreste stare, fatemi dire così, attraverso i social, attraverso la possibilità di essere collegati, ma che denota spesso la possibilità o la certezza di essere da soli, di non avere la possibilità di chiedere un aiuto. Utilizzerei un termine di essere ghostati, so che fra di voi si usa spesso quando si cancella dai social una persona o addirittura si bullizza, si cancella. Allora la nostra preoccupazione è creare, il nostro tentativo è quello di creare un luogo che dia la possibilità a chi sta nelle periferie, a chi non ha voce, a chi rischia di rimanere indietro, di avere un punto di riferimento, intanto un punto di riferimento per chiedere un consiglio lavorativo, professionale, per la propria vita, per chiedere aiuto. Tanti ragazzi vivono la solitudine nelle nostre periferie, ma per dare la possibilità di un'occasione di incontro, di condivisione, un'agorà, una piazza virtuale nella quale è possibile incontrarsi anche quando si sta nelle periferie. Noi abbiamo scelto di venire qui a Tor Bella Monaca. Io c'ero già venuto durante la mia precedente attività sindacale, avevamo fatto delle iniziative qui e un po' mi è rimasta nel cuore perché rappresenta un grande pezzo della nostra città, per alcuni versi entusiasmante. La più grande scuola di Roma, un teatro di questa portata, tante iniziative, ma fuori dal centro, lontano da quello che è il circuito complessivo nel quale tanti giovani vorrebbero trovarsi. E le disuguaglianze che noi abbiamo trovato rispetto a chi fa la scuola a Tor Bella Monaca e chi magari fa la scuola ai Parioli, non me ne vogliano i ragazzi che vanno lì, ma fra chi rivendica un diritto ad una vita diversa e dignitosa al pari di chi sta al centro di Roma, al centro di Milano, al centro di Napoli. Ecco, la nostra preoccupazione e la nostra voglia è questa, di allargare il nostro, la nostra possibilità di ascolto, di ascoltarvi. E quindi adesso vi illustreranno come funziona la piattaforma, un'occasione di incontro, di conoscenza. Non è solo un incontro che avviene con la guida. La WIL è composta da 17 categorie, sono le categorie che si occupano dei contratti, i metalmeccanici, gli agricoli, il pubblico impiego. E poi ci sono le confederazioni sul territorio, quindi è un'occasione di dialogo con 17 categorie, 21 regioni, 88 province, in ogni luogo dove non arriva una sede sindacale, dove non arriva un delegato sindacale, troverete una piattaforma pronta ad ascoltarvi, a darvi un consiglio. Soprattutto se ci riuscite, se ne avete voglia, se vi verrà l'entusiasmo, di provare insieme a noi a cambiare il nostro e il vostro futuro, ridando dignità, speranza e coraggio a chi oggi si sente mortificato e forse anche arrabbiato per avere un futuro meno roseo di chi è più fortunato. Terzo millennio è tutto questo ed è la piattaforma che lanciamo oggi, ringraziando di nuovo tutti i nostri attori. Ne parleremo più approfonditamente. Grazie della vostra attenzione. A te, Annalisa. Grazie. Grazie, segretario Bombardieri. No, sì, grazie di avermi chiamato qua, perché sono molto contenta a portare a battesimo un'iniziativa così importante. È la prima piattaforma di democrazia partecipata di cui si dota un sindacato nel mondo, così mi è stato detto, per cui insomma è un'iniziativa veramente importante, un sindacato che si mette anche in discussione, si apre, quindi lei diceva per aggregare e dialogare, ma soprattutto io dico per ascoltare, perché spesso molti giovani non hanno la possibilità di parlare, di essere ascoltati. Qui ce ne sono tantissimi, sono molto contenta, so che siete oltre 200 studenti, siamo 400 in tutto, hanno aperto addirittura un'altra sala, per cui a me fa molto piacere, la scuola più grande di Roma, insomma un bel
un bel audience abbiamo qui oggi, quindi sono molto contenta. Prima di andare avanti, ci sono una serie di appuntamenti interessanti oggi, stamattina, volevo invece chiamare chi ha ideato questa piattaforma, chi l'ha realizzato, è Francesco Miscioscia, che è il consulente di comunicazione della WIL, lo invito a salire sul palco, prego, così ci racconta un po' meglio come funziona questa piattaforma. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Io di solito lavoro dietro le quinte, questa volta invece mi hanno sbattuto sul palco, però devo fare il mio lavoro e lo faccio fino in fondo. Il segretario ormai ha già detto tutto e mi ha salvato dall'impasse, in maniera che così io devo soltanto andare ad approfondire alcuni punti che magari molto velocemente sono stati enunciati. Però prima di mandare le slide e spiegarvi, c'è un video da mandare, lo vogliamo mandare il video? Prego la regia. Tutto è cambiato, cambiato il mondo, è cambiato il lavoro, sono aumentate le diseguaglianze sociali. E allora noi dobbiamo fare uno sforzo per cambiare, mantenendo le nostre tradizioni, rappresentando la nostra gente, incontrando e parlando con i nostri lavoratori e le nostre lavoratrici. Ma dobbiamo cambiare. Dobbiamo riuscire a coinvolgere chi oggi non ha voce. Dobbiamo avere la capacità di dare voce a chi oggi non è ascoltata. E questo è quello che ci proponiamo di fare con questa piazza virtuale, nella quale ascolteremo e proveremo a rappresentare. Lavoriamo insieme per cambiare quello che viviamo. Lavoriamo insieme per cambiare il terzo millennio. Terzo millennio. La partecipazione diventa democrazia. Andiamo con le slide? Sì, giusto, cioè io ho il... Che cos'è terzo millennio? Il segretario ha fatto un'introduzione parlando di questa piattaforma che è nata, è stata ideata, pensata un anno fa. Naturalmente c'è la somma di tante conoscenze messe a disposizione per realizzare un progetto primo nel mondo di un sindacato. E questo è l'elemento fondamentale su cui credo che sia opportuno soffermarci. La prima piattaforma in assoluto, nata da una realtà sindacale e totalmente dedicata alla partecipazione. A chi è rivolta? Ai giovani, e quindi c'è una rappresentanza dei giovani, è giusto che i giovani ci fossero perché poi vedremo alla fine perché i giovani sono anche importanti in questo battesimo di terzo millennio. Lavoratrici e lavoratori, iscritti e non iscritti e per le periferie. Siamo venuti nelle periferie volutamente perché vogliamo essere vicini alle persone che sono state meno fortunate o comunque che non hanno tutte le opportunità, come diceva il segretario. Che fa la piattaforma? Condividere, integrare, proporre, valutare, sondare, dialogare, eccetera, eccetera. Vado avanti perché ho pochissimi minuti, mi dicono, quindi corro. Che cos'è? Questa è la home page della piattaforma. Noi troveremo il blog, la community, Willy, e poi capiremo che cos'è Willy, e l'osservatorio. Il blog è uno spazio dedicato all'interazione, al confronto, al dialogo, a trovare delle opportunità in maniera che così si abbia un confronto diretto, ma non è soltanto questo, è anche un luogo che ospita giornalisti, studiosi, opinion leader, esperti, studiosi, filosofi, storici, tutti coloro che in qualche maniera possono dare un contributo. E naturalmente ci sono gli spunti di riflessione a cura del segretario generale che costituiscono un elemento fondamentale e poi vedremo anche perché. La community, ne ha già parlato il segretario, la community diciamo rappresenta la possibilità di unire, di essere a confronto e mettere dentro affinché ognuno degli iscritti possa pubblicare e trovare documenti, aprire argomenti di discussione e magari anche fare sondaggi per capire quali sono i temi che maggiormente interessano le lavoratrici e i lavoratori.
Willy è la nostra mascotte, è la mascotte che ci aiuterà durante tutto questo percorso di navigazione all'interno della piattaforma, perché Willy è l'assistente virtuale che dialoga con chi volesse entrare in contatto con la piattaforma. Willy, gli si rivolgono delle domande, delle osservazioni, dei dubbi, e nel giro di 48 ore siamo in grado di poter dare una risposta a coloro che hanno posto dei quesiti e dare competenza attraverso tutte le strutture di cui parlava il segretario generale e anche sui servizi che riguardano il sistema della WIL. L'osservatorio, attraverso l'EURES e quindi Fabio Piacenti, si studiano e si analizzano le evoluzioni nel mondo del lavoro, ma non soltanto, nella società, in quelle che sono le attività anche di integrazione integrazione. È il primo studio pubblicato, è quello che riguarda lo sport sui lavoratori. Naturalmente noi siamo abituati a pensare che gli sportivi o il mondo dello sport sia fatto soltanto da quei sportivi che viaggiano a tanti zeri. No, qui abbiamo anche un mondo intero che gira intorno allo sport e anche un impatto che ha questo nel settore dell'economia e anche alla luce della crisi scatenata dalla pandemia. Open è uno spazio aperto, come diceva il segretario, si sono aperte le sedi della WIL, non soltanto quelle nazionali, ma anche quelle regionali, quelle territoriali. Dove c'è una WIL si apre la opportunità di dare spazio ai giovani, perché i giovani sono il futuro, i giovani devono cominciare a capire che avvicinarsi al sindacato è un elemento fondamentale di giusta rappresentanza. E poi la cultura. Senza cultura non è possibile neanche attivare le proprie rivendicazioni nel mondo del lavoro. La formazione, come si diceva, la formazione è gratuita, e-learning, in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi luogo ci si trova, si può senza nessun problema collegarsi, essere informati immediatamente e poi ci sono le convenzioni, accesso diretto a parte di tutti del sistema delle convenzioni, quindi tutte le convenzioni che la WIL ha stipulato. Naturalmente non si potevano dimenticare quelli del terzo settore, quindi le ONG, le ONLUS e le ONG, perché questo è un perimetro allargato che abbiamo bisogno e si ha bisogno necessariamente di trovare un punto di confronto, perché sono le organizzazioni che stanno sul territorio e recepiscono i bisogni delle persone. La newsletter avrà una carenza periodica e ci saranno gli argomenti di maggiore interesse che sono stati sviluppati durante il periodo all'interno della piattaforma, e naturalmente anche in questo caso il punto focale poi sarà quella del prendere spunti dagli elementi che sono stati anche fatti, sottoscritti e riportati da parte anche del segretario generale. Terzo millennio raccoglie anche le campagne di comunicazione sociale. Zero morti sul lavoro è la campagna che sta avendo un grandissimo successo. Più di 300 ambassador hanno sposato questa campagna di comunicazione, perché questa campagna di comunicazione è un obiettivo che non ha un termine, una fine, ma vuole guardare nei prossimi anni. Ci siamo detti sin dall'inizio che noi non ci accontentiamo di diminuire il numero dei morti sul lavoro. Non si può andare al lavoro e non tornare più la sera a casa. Bisogna azzerare completamente il numero dei morti sul lavoro. Hanno aderito come ambassador persone del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, della filosofia, della sanità, il mondo ecclesiastico, tutti coloro che hanno ritenuto opportuno condividere questo progetto. E questo è uno spazio dedicato ai giovani, ma non soltanto ai giovani, è un giochino, un gaming, che però non vuole banalizzare le problematiche
ma le vuole esaltare, rapporto causa-effetto. Quindi vi invito poi ad andare sulla piattaforma a giocare con questo game e troverete le cose che si possono fare, le cose che non si possono fare, quali sono le cose che portano poi agli incidenti sui luoghi di lavoro. E naturalmente siamo presenti su tutti i social che comunemente noi tutti i giorni usiamo. Grazie, chiarissimo, chiarissimo, complimenti, perché è una piattaforma con tante iniziative, anche il game, complimenti davvero. Grazie a Francesco Misciosa, grazie. Ecco, adesso è arrivato un momento che a me piace molto, volevo invitare i nostri ospiti sul palco. Richiamo il segretario Bombardieri, il padrone di casa, e, insomma, che ha veramente creato, adesso vediamo se sarete... Le aspettative sono tante dopo questa presentazione. Prego, prego, segretario. Volevo invitare Domenico De Masi, sociologo, molti lo conoscete. Grande esperienza di democrazia partecipata con queste piattaforme, prego. Massimo Barra, medico, fondatore di Villa Maraini e tantissimo altro. Impegnato nel volontariato da quando aveva 8 anni. Poi mi spiega come ha fatto. Complimenti e continua a fare, che conosce bene. Prego. Come le vogliamo, ecco, vogliamo benissimo. Poi abbiamo due collegamenti, sono molto contenta perché abbiamo il direttore di Wired Italia, Federico Ferrazza, non so se il collegamento è già aperto, ecco, benissimo, Federico Ferrazza, benvenuto, Wired Italia, e invece Martina Pennisi, giornalista del Corriere della Sera, benvenuti. Ci sentite? Noi vi vediamo benissimo. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, io volevo cominciare subito, intanto segretario Bombardieri, insomma, grandi aspettative, una battuta a lei prima, abbiamo visto la piattaforma, insomma, bella impegnativa, sì, cioè tante le iniziative interessanti, bella sfida. Una bella sfida, però pensiamo che sia in linea con il momento che stiamo vivendo, un momento di grandi difficoltà, usciamo forse ancora non definitivamente da una pandemia, e le grandi crisi per noi sono sempre poi portatrici di grandi occasioni, grandi sfide, sì. Di grandi sfide e di grandi occasioni di crescita. E è anche una sfida per noi, un'organizzazione sindacale si mette in gioco, conferma attraverso... Sarei curiosa di sapere cosa dicono gli altri sindacati di questa piattaforma, vedo che sorride perché non lo so, no. è una grande innovazione, una grande idea. Quindi, però insomma, è un modo anche per noi di rimetterci in gioco e quindi di aggiungere alla nostra attività quotidiana, quella che è fatta di tanti confronti per il rinnovo dei contratti, per le vertenze, per combattere le ingiustizie sui posti di lavoro, fare i confronti con il governo, oggi pomeriggio ne abbiamo uno. Scusi, ora non me le dica queste cose, un'anticipazione, perché vi vedo un po' arrabbiati sul piede di guerra, che succederà? No, noi non siamo arrabbiati, abbiamo con molta determinazione chiesto un po' di tempo fa di pensare a questi ragazzi, perché ci dicono sempre che il sistema pensionistico non regge dal punto di vista economico, e noi aggiungiamo che sarebbe ora di fare una valutazione sulla sostenibilità sociale di alcuni interventi. E quando si parla di sostenibilità economica, diciamo che in questo paese ci sono 110 miliardi di evasione fiscale, le grandi aziende, le grandi multinazionali non pagano quanto dovrebbero pagare. Ricordo che Amazon, per fare un esempio, ha avuto nell'anno della pandemia 40 miliardi di utili e non ha pagato un euro di tassa, perché lo paga nei paradisi fiscali. Però al di là della discussione economica c'è un discorso di giustizia sociale. I ragazzi oggi entrano tardi nel mondo del lavoro, spesso fanno lavoro saltuario. Noi abbiamo chiesto al governo e alla politica di fare una scelta che dia loro la possibilità di avere fra 20 anni una pensione di garanzia e di rimettere insieme i periodi di lavoro che loro non fanno in modo costante. I famosi buchi contributivi, no? I buchi contributivi con dei percorsi figurativi. La rimodulazione dell'IRPEF che ha proposto il governo io l'ho definita come una misura da foresta di Sherwood, cioè Robin Hood al contrario, nel senso che ai redditi che stanno tra 0 e 25 mila euro diamo 100-200 euro di esenzione fiscale e diamo però la stessa cifra a chi ha redditi da 70 mila a 200 mila euro. A me questa non sembra una cosa giusta, quindi è quello che stiamo chiedendo, chiediamo di intervenire anche perché... No.
lavoratori precari. Io ricordo soprattutto fra i giovani, noi abbiamo tantissimi lavoratori della gig economy, i riders, i ragazzi che hanno lavorato nella logistica, le commesse che stanno con part time a 4 ore, ecco, quei redditi non superano 15-20 mila euro e noi lì dobbiamo intervenire, a loro dobbiamo dare una risposta intanto di equità sociale ma anche una risposta economica per far ripartire il nostro paese. Grazie, grazie segretario. Ecco, adesso voglio andare subito da Domenico De Masi, perché è stato, giustamente come ha detto il segretario Bombardieri all'inizio, coinvolto da subito in questo progetto, un po' lei l'ideologo di queste piattaforme di democrazia diretta. Non ha niente a che fare con Rousseau, spieghiamola questa piattaforma, no, che è importante. Ci racconti un po' come nasce questa idea e come la vedi? No, questa è un'occasione per chiedere pubblicamente scusa a loro della UIL, perché loro sono gentili, mi invitano spesso alle loro assemblee nazionali e ogni volta io... ma devo dire anche in modo un po' eccessivo, forse perfino cafonesco, diciamo, insistevo nel dire: ma come non avete una piattaforma? Ma come è possibile? Io chiamo un taxi e mi risponde mai taxi, mi dice dove sta, fra quanto tempo arriva, eccetera. E se ho bisogno di una babysitter, se ho bisogno di un certificato o di una consulenza per quanto riguarda il lavoro, eccetera, una consulenza per mio figlio che si deve iscrivere all'università, migliaia di cose, queste cose bellissime che abbiamo visto, perché dietro ognuna di queste slide c'è miriade di cose meravigliose. C'è un mondo dietro ciascuna iniziativa. E il sindacato non ce l'ha, i datori di lavoro ce l'hanno le piattaforme da anni. Amazon, pensate. Però un sindacato non ce l'ha nel mondo, questa è la prima. Quello era il mio cruccio, perché io insegno sociologia del lavoro e quindi sono più dalla parte del sindacato, naturalmente. E quindi insistevo anche, ripeto, forse con un eccesso. Assolutamente di, no. I risultati no. Dicevo, dovete fare la piattaforma. Mi sembra abbiano raccolto. E loro invece mi darono, fu fatto subito un gruppo di lavoro con la persona che ha parlato prima. E cioè, ora... la cosa è fatta, la soddisfazione è che sono i primi, questo è bellissimo. E come vuoi aiutare? Ora vedrete che poi corrono subito tutti come gli puoi altri. Aiutare il sindacato questa piattaforma nel in concreto, un modo inaudito, secondo lei? In un modo inaudito, insomma, il sindacato, parliamoci chiaro, è un po' come era, dunque, quando io sono diventato preside della facoltà, se un ragazzo di Tor Bella Monaca voleva sapere che giorno doveva fare l'esame, doveva venire fino a via Salaria, cercare la bacheca tra centinaia di bacheche, così, per sapere cosa fa l'esame. E io dissi subito: ma non è possibile, dobbiamo fare una piattaforma, è impossibile che un giovane può sapere praticamente tutto di Disney o di altri e non può sapere della sua università. Perché? È perché la piattaforma è un modo moderno che sostituisce quelli antichi, come un computer sostituisce una penna o una matita, la piattaforma sostituisce la bacheca, il volantino. Questi sistemi straordinari storicamente che hanno fatto la storia del sindacato per mobilitare, per far iscrivere, per tutta la vita. E poi un sindacale. Modo per accogliere, credono, anche i giovani. Oggi si arriva in un attimo, si raggiungono tutti. Tanto è vero che ora che si è parlato in questi 2 anni di finalmente altra mia battaglia di smart working, e i sindacati hanno avuto paura, diceva: i lavoratori, ognuno poi sta a casa sua, come lo raggiungiamo? Mentre in azienda si raggiungono tutti. No, si raggiungono molto più a casa con una piattaforma. A casa e anche in territori magari dove non è facile arrivare normalmente. Assolutamente. In questo modo e poi, vengono loro, come e poi l'abbiamo visto, si fa formazione, si fa informazione, si fa gioco, si fa tutto. E si danno risposte dirette con Willy, una bella sfida. Sì, oggi si parla, noi in sociologia parliamo di Polepolis, di una società che si sovrappone alla società della città. C'è la città di pietra e poi c'è la telepolis di internet. Ecco, questa è una telepolis sindacale con cui i sindacati possono fare tutto questo. Naturalmente dietro poi c'è un sacco di lavoro, certo. Questo è certo, meglio certo, che te lo assolutamente. Non è che vi ho fatto una fregatura iniziale, anche successiva, perché adesso si tratta di capire, pensate come la fa funzionare Amazon. Ho comprato un libro 3 giorni fa, mi hanno detto che mi arrivava il giorno dopo,
la mattina hanno cominciato a telefonarmi, tre volte mi hanno telefonato perché sta per arrivare il libro. Quindi i datori di lavoro li sanno usare questi strumenti, adesso il sindacato. Ma è bellissimo che la UIL sia stata la prima e credo che resterà nella storia sindacale, perché questo è un giorno particolare, è il primo giorno in cui il primo sindacato si dota di uno strumento così straordinario, per cui è storico questo giorno. Una bella sfida, io volevo andare da Massimo Barra, abbiamo detto tante cose, ha fatto di tutto all'interno della Croce Rossa, volontariato da quando ha 8 anni fa lei, ha fondato Villa Maraini, si occupa di dipendenze, soprattutto di droga, ecco, da qui anche la scelta di un territorio come questo, che è un territorio, lei conosce benissimo, anche complicato, meraviglioso, ma complicato, com'è che un sistema, una piattaforma così può aiutare a entrare anche nel sociale, a catturare queste situazioni? Qual è secondo lei, dal suo punto di vista, il bene che può fare in un territorio, in base alla sua esperienza, in base a quello che lei tutti i giorni combatte? Beh, il Maraini che è non il... si sente? È acceso? Ecco, forse sì. Provi? Scambiamoci le cose. Villa Maraini è l'unico centro antidroga in Italia che è sempre aperto, H24, anche a Natale e a Capodanno. Pandemia o non pandemia, lockdown o non lockdown, c'eravamo sempre. Il lockdown, pensavamo che chissà che succedeva, in realtà il mercato della droga è continuato a proseguire esattamente come senza il lockdown. Naturalmente per curare un tossicomane bisogna che il tossicomane viene, questo è il limite delle comunità terapeutiche, perché se il soggetto non è motivato e si sbatte per strada non gli possiamo fare niente. Quindi il centro antidroga non basta, bisogna andare per strada, bisogna andare nei luoghi dove la gente si sbatte, dove la gente si fa, e dargli una mano, creare un link. E le piattaforme possono servire, per esempio noi abbiamo lanciato un'iniziativa, se trovi una siringa per terra mandaci la localizzazione WhatsApp e noi ti veniamo e la raccogliamo. Ha avuto un successo strepitoso e ci sono tossicomani che, per farci piacere, nella nostra postazione proprio qui vicino ci portano 50 siringhe usate, perché sanno che ci fanno piacere. Quindi nonostante l'handicap, nonostante la fatica di vivere, nonostante le difficoltà indotte dalla sostanza, anche un tossicomane può essere utile alla collettività. Assolutamente. Anzi, grazie di esserci, perché come giustamente lei ha detto è importante essere sul territorio, essere presenti. Vorrei dire, la punta di diamante è l'intervento per overdose, e vorrei citare l'ultimo intervento per overdose che è stato compiuto da un nostro operatore che sta qua in seconda fila. L'altro ieri un signore di 60 anni che ha collassato per eroina e che era apparentemente morto e probabilmente sarebbe entrato nel novero dei morti, non sul lavoro, ma sulla sua professione, sul suo handicap. Voi sapete che esiste un farmaco che si chiama Naloxone, commercialmente Narcan, che è il farmaco salvavita, perché annulla l'effetto dell'eroina. E quindi voi fate il Narcan e il soggetto si sveglia, e che stava per morire non muore, solo che l'altro ieri questo non si risvegliava, anzi era apparentemente morto, non dava segni di reazione, qui vicino il nostro operatore gliene ha fatti 13 di Narcan fino a quando si è svegliato. Questo è una grande soddisfazione, non mollare mai. Complimenti per questo lavoro. Davvero.
dico, dopo questa dose non si riaddormenterà. Sì, no, rimane. Sì. Vabbè, facciamoci una risata giustamente anche su queste cose. Comunque, no, io volevo tornare sul tema della piattaforma, della democrazia e della partecipazione. Volevo sentire Martina Pennisi, no, i rischi, i benefici, le prospettive di questo grande progetto. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, mi scuso, mi dispiace molto di non essere lì, quindi sono ancora qui che guardo la piccola webcam del mio computer come nei mesi più bui della pandemia, speriamo anche di quello di uscirne e di vederci sempre più possibile, prima possibile ancora di persona. Allora, sì, quello è un temone, no? Quello di internet e della democrazia, dell'espressione, no? dell'esercizio democratico. Parlarne in questo momento, in questo specifico momento storico, oggi, è molto interessante e importante. Per questo motivo penso che Terzo Millennio sia positivo non soltanto per Will, per il sindacato, per tutti i sindacati, ma proprio per il sistema paese, perché ci permette di nuovo di riflettere su questa tematica. Non cominciamo oggi, non finiremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché appunto è una tematica enorme, però siamo a un punto in cui diciamo è cresciuta la consapevolezza di alcuni aspetti. Partiamo da quello che sappiamo, no? Con sicurezza. Sappiamo ormai con certezza che le tecnologie non sono belle, brutte, buone, cattive, ma dipende l'uso che ne viene fatto, no? Quindi idealmente, semplificando molto, internet è una nuova autostrada, è vero, tutti possono entrare su questa nuova autostrada che è internet, però insomma cominciano ormai da un po' a esserci numerosi caselli, ci sono le regole da rispettare, ci sono i controlli, ci sono le multe e soprattutto la capacità di causare un incidente o la velocità con cui si arriva a destinazione dipende molto dalla macchina, no? Dall'automobile su cui uno è seduto idealmente. Quindi questi sono tutti aspetti che bisogna considerare quando si ragiona dell'impatto di internet sul processo democratico, ma anche su tutto il resto del nostro quotidiano come cittadini, come professionisti. Quindi più che partire e concentrarsi su quello che è il rischio che alteri i processi, vale la pena, come stiamo facendo oggi, guardare quelli che sono i vantaggi e i benefici e soprattutto ricordandoci che parliamo di aspetti che si inseriscono in una cornice molto più ampia. Ecco perché secondo me è utile, no? Valutare come questo dibattito si è sviluppato in estate, da quando è stata introdotta la possibilità di firmare le proposte referendarie con l'ausilio di SPID, l'identità digitale SPID, no? Perché lo cito? Perché questo qui è un perfetto esempio di come appunto ci sia una possibilità maggiore di avere una partecipazione online, che è poi quello di cui stiamo parlando oggi, quindi di annullare i limiti temporali, i limiti spaziali, di rendere più semplice, più inclusiva e anche più informata, no, la partecipazione dei cittadini, però allo stesso tempo appunto suscita dibattito e preoccupazione. Nel caso specifico ovviamente l'idea che non soltanto l'espressione di un'idea, di un quesito, di una domanda che può cadere su una piattaforma di partecipazione, ma addirittura la sottoscrizione di una proposta possa avvenire in una finestra del browser, quindi io finisco questo interessante evento, apro un'altra finestra, appongo una firma e diciamo entro nel processo legislativo democratico. E in modo più semplice rispetto a una situazione in cui devo essere intercettata da un gazebo per strada e coinvolta, informata e appunto la possibilità di dare una firma in modo diciamo analogico. Questa però è un po' una reazione, è la reazione di pancia, per quanto corretta, che solleva una serie di dubbi. Gli aspetti invece appunto utili e interessanti in termini di vantaggi che si possono sottolineare è prima di tutto non dare per scontato, no? Le tecnologie che abbiamo a disposizione. SPID stesso, che a questo punto può chiamare a raccolta più di 20 milioni di italiani, è una tecnologia di cui parliamo praticamente da 10 anni e adesso siamo arrivati al punto in cui oltre a scaricare documenti dialogando con le pubbliche amministrazioni, quindi certificati, prenotare per rifare passaporto, iscrivere i bambini a scuola, ecco, si possono iniziare, stiamo iniziando a ragionare su esperimenti un attimino più complessi. Esperimenti più complessi, e qui arrivo un pochettino al punto di quello che volevo dire, che comunque restano inseriti nel processo democratico, quindi siamo più rapidi,
siamo più inclusivi, però siamo sempre in una situazione in cui si ragiona in termini di ammissibilità di quesiti referendari, si ragiona in termini per cui aprire un referendum online non è come aprire semplicemente una petizione online, ci sono costi, ci sono strutture da rispettare e poi ovviamente il Parlamento continua a giocare un ruolo importante, sia ex ante, perché ovviamente l'ammissibilità e i dibattiti sulle possibili leggi e l'abrogazione delle leggi passano appunto ex ante o in un certo senso ex post anche dai nostri rappresentanti. Ecco, insomma, quindi questo per dire che la tecnologia da sola è un'opportunità, tutto sta come viene sfruttata. Pensare di farne a meno, di non sfruttarla come invece il sindacato ha capito e sta facendo è ovviamente assurdo, perché ripeto il termine inclusività che è il più importante, va vista insieme all'interno di un sistema, è una parte del tutto, no? È l'offline e l'online che si intersecano, quindi arrivare a porsi invece mettendo le preoccupazioni davanti a quelle che sono le opportunità, non è l'approccio giusto. Poi, ovviamente, e qui chiudo davvero, ci sono situazioni come quella del voto elettronico, ad esempio, in cui sappiamo che proprio per questioni tecnologiche, tecniche, di sicurezza, non è ancora assolutamente pronto a soppiantare quello cartaceo, no? Quindi l'importanza sono il tipo di ragionamento che si fa, che in ogni specifico caso è differente, però sul fatto che tempi più rapidi, maggiore coinvolgimento, più informazione, più partecipazione sia un'opportunità, beh, non c'è più nessun dubbio, e grazie a tutti quelli che appunto investono in questa direzione, perché sono prima di tutto cittadini a beneficiarne. Grazie a Martina Pennisi. Io volevo sentire adesso il direttore di Wired Italia, Federico Ferrazza. Allora, siamo in un mondo in continua evoluzione, non possiamo fare a meno delle tecnologie, le dobbiamo usare, saper usare, e questo può essere una soluzione alla partecipazione. Poi io voglio dire anche quali sono i rischi, perché comunque è meravigliosa, le nuove tecnologie sono fantastiche, però non è tutto rose e fiori, cioè sicuramente l'accennava qualcosa Martina Pennisi, però insomma ci sono anche dei rischi, e se questo invece sulla partecipazione potrebbe essere, no, una soluzione, soprattutto per un sindacato, perché ritorniamo a casa, noi di quello stiamo parlando poi alla fine. Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie alla UIL di avermi coinvolto, il segretario Bombardieri, e anche da parte mia mi dispiace non essere lì, anche perché capirete dall'accento che proprio del nord, dove sono adesso, non sono, quindi mi avrebbe fatto piacere molto tornare nella mia città. I rischi certo che ci sono, perché come diceva Martina prima, internet e le nuove tecnologie, il digitale sono sostanzialmente degli strumenti, e poi come un bisturi può salvare una vita o può uccidere una persona, dipende dall'uso che se ne fa. L'importante è saperlo usare. De Masi prima diceva che le nuove tecnologie sono un po' come la penna o una matita, e che il computer in qualche modo l'ha rimpiazzata. Beh, bisogna saper scrivere e bisogna soprattutto avere qualcosa da scrivere, perché io molto spesso quando si affrontano questi temi, l'impressione che ho è che si chieda alla tecnologia più di quello che possa realmente fare. Io penso che la tecnologia sia uno strumento, poi però bisogna metterci dentro dei contenuti, senza i quali non si va da nessuna parte. Martina prima ricordava il caso dei due referendum che hanno raccolto tante firme. Faccio una precisazione rispetto a quello che diceva Martina. E c'è il fatto che, per esempio, il referendum sull'eutanasia legale ha raccolto le firme molto prima dell'introduzione di SPID, poi con la possibilità di firmare digitale ha, diciamo, battuto ogni record, ma in realtà quando poi un tema è fortemente sentito dalle persone, la gente si mobilita e va a firmare. Altra cosa non è per tanti altri referendum che sono stati lanciati nelle ultime settimane, penso quello sul Green Pass, che non sta raccogliendo le firme che avrebbe, che gli organizzatori vorrebbero che raggiungesse, perché probabilmente alle persone non interessa che si arrivi alle 500.000 firme. Quindi io
Su questo sarei un po' attento a dire che le tecnologie possono salvare o possono risolvere alcuni problemi. Faccio un altro esempio, visto che c'è lì De Masi, che insomma in qualche modo, appunto, lo ricordavi te prima, Annalisa, no? Una sorta di ideologo di queste piattaforme e quanto abbiamo detto nei giornali sull'utilizzo diciamo virtuoso dei social e del digitale, per esempio, da parte del Movimento 5 Stelle. Io ricordo che il Movimento 5 Stelle, alla fine della tornata elettorale politica del 2018, se qualcuno di voi lo ricorderà, l'Italia era sostanzialmente divisa in due, c'era un centro-nord in blu, che era sostanzialmente la Lega, un centro-sud in giallo, che era il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha vinto nella parte del paese meno digitalizzata. Sembra evidente che non era tanto l'utilizzo della tecnologia che aveva avuto un ruolo, sicuramente avrà avuto un ruolo, ma era più che altro la proposta politica, che era sostanzialmente basata sul reddito di cittadinanza. Ora, io non voglio entrare in questa discussione, non è oggi la sede, non mi interessa a me farlo, però è evidente che quello era una spia, per esempio, del fatto che alcune cose si risolvono con la politica, nel senso di strategia, non chiaramente di programma di partito. Quindi io, rispetto alle cose che ci siamo detti oggi, sono ovviamente faccio direttore di guardia, mi occupo di innovazione, mi occupo di tecnologia, mi occupo di quanto le tecnologie possano migliorare il mondo. Io ricordo quando le persone mi dicono: beh, ma abbiamo un po' di paura, no? Analisa, tu mi dici: no, ci sono i rischi, ci sono le paure. Beh, io ricordo che c'è una battuta che dice: per fortuna hanno inventato prima internet e poi il Covid, perché se fosse avvenuto il contrario, noi non avremmo potuto gestire il lockdown. Io, quando ero piccolo, si telefonava uno alla volta a casa e mio padre non lavorava, non aveva la possibilità di lavorare da remoto. Se fossimo stati tutti obbligati a stare a casa senza avere collegamenti con il mondo esterno, che cosa sarebbe successo? Quante aziende sarebbero andate in più difficoltà di quanto in questi due anni è accaduto? Quanto anche la scombiccherata didattica a distanza non sarebbe stata possibile? Si sarebbe perso qualsiasi tipo di collegamento tra la scuola e i ragazzi. E quindi io sono ottimista rispetto all'uso delle tecnologie. Noi, se nel 1700, faccio una piccola digressione e poi chiudo e torno alla questione del terzo millennio, noi nel 1750 eravamo 700 milioni su questo pianeta. Oggi, grazie a tre rivoluzioni, che sono quella industriale, quella della nascita dell'industria farmaceutica e le tecnologie dell'informazione, tra cui c'è anche internet e digitale, siamo diventati circa 7 miliardi. La qualità della vita è migliorata, l'aspettativa di vita è migliorata, molte persone sono uscite dalla soglia di povertà e tutto lo si deve grazie al progresso e grazie all'innovazione. Poi è stato determinante come sono stati utilizzati il progresso, l'innovazione e le novità tecnologiche. E quindi, rispetto a quello che diceva Bombardieri in apertura, io ovviamente saluto con favore la nascita del terzo millennio, ma mi interessa di più, sono molto più ottimista rispetto a quello che ha detto delle cose che ci andranno dentro al terzo millennio, cioè del fatto che si proverà soprattutto la parte di ascolto, che è fondamentale. Oggi Rousseau, per dirne uno, poi se De Masi vuole rispondere, è diventato sostanzialmente un sistema di ratifica, cioè non si ascolta più la base. Si dice: ti vuoi allenare col Partito Democratico o con la Lega? Vuoi questo o quello? Vuoi addirittura, adesso hanno autorizzato il finanziamento pubblico dei partiti, che è grande battaglia contro cui, una delle battaglie fondative, no? E delle missioni fondative del Movimento 5 Stelle. Invece, se Terzo Millennio sarà una piattaforma di ascolto, di discussione di nuovi temi che riguardano i giovani, di affrontare le questioni, appunto, che riguardano, no, i giornali, noi parliamo sempre di pensioni, della Fornero, quindi parliamo sempre di gente che ha una certa età. Noi ci dobbiamo occupare anche dei giovani, perché sono il futuro del paese, sono il futuro della società, e loro devono prendersi i loro spazi. Ci devono prendere a pedate, giustamente, però dall'altra parte noi ci dobbiamo occupare dei loro diritti, perché no, noi lo dico a livello generazionale, io faccio un altro lavoro, però intendo quello, e
perché altrimenti non funziona. Quindi secondo me il terzo millennio è una gran figata, e però deve essere, bisogna metterci dentro appunto contenuti perché, e servizi nuovi, come è stato detto, perché altrimenti solo con la tecnologia non si va da nessuna parte. No, chiarissimo, grazie. Grazie a Federico Ferrazza, che poi, voglio dire, immagino che questo sia una, non casualmente tu ci sei oggi, perché potrebbe nascere invece una bella cosa con la piattaforma, una bella collaborazione, no? Che potrete portare avanti, perché insomma, giusto? Noi sul tema del lavoro, poi magari ci ritorniamo, se abbiamo tempo. Faccio poi in un secondo giro sarà il tema del lavoro, infatti. A noi interessa moltissimo, perché ne parliamo dopo, allora, perché poi secondo me c'è un bel dibattito anche con De Masi. Non voglio bruciare la domanda. Esatto, mi bruci la domanda dopo. No, chiaramente una sfida, quella, mi riferisco al segretario Bombardieri, perché c'è il contenitore, c'è, ci sono tante, però il contenuto va arricchito e deve stare, insomma, le aspettative ce ne sono tante, sì, dopo questa presentazione, quindi sì, ha fatto l'esempio, no? Non sempre funziona. Rousseau nasce inizialmente, ma adesso si è completamente svuotato, cioè quello che ha vinto era l'idea, in quel caso all'epoca del reddito di cittadinanza, eccetera, quindi vanno riempiti di contenuti. E voi, insomma, anche su questa cosa, sfida con i giovani, perché io mi ricordo, non so voi il sindacato cosa ne pensate, però quando io ero ragazzina il sindacato era qualcosa un po' per pensione, anche forse anche un po' adesso, grandi, persone anziane, invece voi per la prima volta avete pensato al lavoratore, no? Non solo al lavoro, a chi lavoro ce l'ha, ma anche invece ai ragazzi, ai giovani, ai lavoratori che hanno dei problemi, quindi insomma, sì, una bella sfida che va riempita di contenuto. È una bella sfida, segretario. Io vorrei, rispetto alle cose che ho sentito, chiarire come noi abbiamo approcciato il tema, perché c'è un tema che riguarda il lavoro, ne parleremo dopo, e che riguarda le modalità classiche del lavoro, e in quello il sindacato non arretra, nel senso che i nostri delegati sui posti di lavoro, nelle fabbriche, sugli uffici, ci stanno, il nostro DNA è composto, certo, da persone che ogni giorno discutono, ascoltano i problemi del lavoro, parlano magari anche di altro, di cui parlano, di calcio, di televisione o di qualsiasi altra cosa, ed è ovviamente basato sul rapporto umano, sul rapporto personale, cioè sul contatto che quotidianamente i nostri delegati, i nostri iscritti hanno sui posti di lavoro e sui territori. Poi la trasformazione, qui c'è una grande scommessa sull'innovazione tecnologica. La trasformazione tecnologica l'abbiamo già registrata durante la pandemia, ne abbiamo discusso tante volte con il professor De Masi, lui ha fatto grandi pubblicazioni sullo smart working, ma su come si trasformerà la vita di tutti i giorni, come noi riusciremo a conciliare l'orario di lavoro e l'orario di vita. Noi sosteniamo che bisogna ridurre l'orario di lavoro per una serie di motivi, ci porterebbe lontano parlarne, però, ma c'è anche una questione che noi pensiamo si debba aggiungere, non solo l'ascolto delle istanze, delle periferie, dei tanti giovani, ma ci sono anche problemi legati al lavoro. Se voi pensate ai riders, noi oggi abbiamo migliaia di ragazzi che non hanno una controparte, mentre nel classico lavoro in fabbrica si va lì e c'è, posso dire, il padrone, diciamo il datore di lavoro, ci sono i dirigenti, c'è la catena di montaggio, c'è un processo organizzativo del lavoro molto chiaro. I ragazzi che oggi fanno i riders dialogano con un'applicazione, cioè non hanno nemmeno fisicamente una persona con la quale misurarsi, e spesso non c'è nemmeno la società, perché alcune di queste applicazioni hanno le sedi legali all'estero. Io dico sempre che se noi volessimo fare una manifestazione a tutela dei riders dovremmo prendere un iPhone, metterlo per terra e fare un presidio intorno all'iPhone, perché quello è l'unico strumento col quale noi dialoghiamo. E anche in alcuni casi, noi abbiamo avuto il caso emblematico a Bologna di un riders che il giorno della liberazione ha rifiutato, ha strappato un bigliettino che inneggiava al fascismo, che accompagnava la consegna alla bottiglia. Questo riders è stato sospeso, voleva essere, l'azienda lo voleva licenziare, e anche lì c'è stato per noi un problema, lo abbiamo rappresentato, lo abbiamo difeso, e quel riders oggi lavora. Però anche lì era difficile, perché quando abbiamo fatto il presidio classico della piazza, non avevamo un luogo fisico, c'era un'applicazione, quindi c'è una trasformazione tecnologica che impone anche a noi una visione diversa, che si aggiunge a quella classica.
finché dura, le rivoluzioni industriali hanno trasformato l'organizzazione del lavoro, il mondo del lavoro, probabilmente la rivoluzione tecnologica che arriverà e che sta arrivando porterà ad altri obiettivi, ad altre organizzazioni del lavoro, ma noi dovremmo essere in grado di aggiungere a quella classica, fatta dei tanti lavoratori che vedete nelle aziende, nelle fabbriche, nei campi, sui posti di lavoro pubblici, dove ci sono le rappresentanze sindacali, dove è possibile trovare il delegato sindacale, ce ne saranno altri di lavoro, dove non c'è un'aggregazione fisica, dove le disgregazioni sociali porteranno a non avere punti di riferimento. È più complicata questa. È più complicata. È più complicata. E però noi in questo caso pensiamo che questa piattaforma possa essere un punto di partenza. Un punto di partenza intanto per ascoltare non solo i temi del lavoro, ma i temi che sono collegati ai giovani. Guardate, io ho notato in alcune interviste anche durante la sua trasmissione, quando noi chiediamo ai giovani cosa pensate delle pensioni, non ce n'è uno che risponde sono sicuro che prenderò la pensione. Ma non tutti, ci pensano, non... tutti rispondono io la pensione non la prenderò mai. Però questa risposta deve farci fare una riflessione, dal punto di vista sociale il professore la farà meglio di me. I giovani hanno perso l'aspettativa sul futuro, perché non hanno certezze immediate, non hanno la possibilità di dare il loro contributo. Allora, su questo terzo millennio, questa piattaforma prova, ovviamente partiamo oggi, abbiamo sperimentato per 6 mesi questo lavoro e sarà un impegno pesante per la nostra organizzazione, ma lo facciamo con grande entusiasmo. Questa piattaforma prova ad ascoltare, a recepire e poi magari a trasformare in istanze e in rivendicazioni rispetto a chi poi decide per il domani. Assolutamente, assolutamente d'accordo. È importantissimo, importantissimo, perché sennò non ha, perderebbe anche senso il sindacato, perché il mondo sta veramente, c'è una rivoluzione nel mondo del lavoro. E la preoccupazione, e qui vado da De Masi anche, è che tutte queste grandi tecnologie, tutte queste... No, questi smartphone, queste start-up, no? Oggi si parla molto di start-up che ci sono e che rendono anche chi le inventa persone ricchissime, alla fine non creino tutti questi posti di lavoro, anzi il rischio delle nuove tecnologie, di queste trasformazioni, della digitalizzazione, della rivoluzione industriale, ma anche della transizione ecologica, no? Adesso se ne parla tanto, tutti questi soldi, alla fine in un primo momento abbiano un impatto negativo, certo, sul mondo del lavoro. Quindi questo teniamolo presente, poi sento anche, perché comunque le dipendenze, i malesseri dipendono molto anche da quello, quindi dopo volevo sentire anche il dottore, prego. Prima, io innanzitutto volevo rassicurare i ragazzi in sala, voi prenderete la pensione più alta di quella dei vostri genitori. È un ottimista, professor De Masi, facciamogli un applauso, perché compia la mano. Sono realista, perché se voi vi convincete voi per primi di questa fesseria che prenderete una pensione inferiore, proprio alla fine, perché prenderete una pensione superiore? Perché la ricchezza che si produrrà sarà sempre maggiore, con minor lavoro. 1901, gli italiani sono 30 milioni, siccome si lavorava 10 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, nel 1901 lavorarono per 70 miliardi di ore. 2019, siamo 60 milioni, 30 milioni in più, il doppio. Abbiamo lavorato 40 miliardi di ore, 30 miliardi di ore in meno, e abbiamo prodotto migliaia di volte di più. Quello certo. Perché c'è di mezzo la tecnologia, la globalizzazione e l'organizzazione. Se i soldi dell'INPS sono presi dal numero di ore di lavoro, diminuiscono sempre. Se sono prese dalla ricchezza, aumentano dalla sempre. Produttività. Allo stato attuale si prendono dalle ore di lavoro, dai lavoratori, non dal profitto dei datori di lavoro. Quindi voi vi dovete battere perché si prendano i soldi per le pensioni dai profitti e avrete una pensione superiore a quella dei vostri padri. Non so se è chiaro. Perché se voi per primi vi cominciate a convincere che prenderete una pensione inferiore, la prenderete inferiore. È peggio per voi, perché come dice Galbraith, grandissimo economista, è bene che di tanto in tanto il denaro si separi dagli imbecilli. Quindi se uno è imbecille, peggio per lui. E con questo... No, è meglio chiarito, perché come si è cominciato a dire basta col posto fisso?
è la parola. Mi ricordo, mi trovai in televisione 15 anni fa, c'era un cardinale, c'erano due ragazze che avevano posto il lavoro e dice, ma si lamentavano, dice basta con queste lamentazioni, basta col posto fisso. E si scusi Eminenza, ma il posto di cardinale è fisso o è cococò? Non so se è chiaro. Qua chi c'è il posto fisso predica che il posto fisso non c'è più. I figli dei ricchi hanno tutti i posti fissi, sappiatelo. Non so se è chiaro. Quindi anche questa è un'altra cosa che bisogna... Oh, ora io non scusate la cosa, ma ora perché... io non generalizzerei così, no, diciamo, i figli dei ricchi stanno a posto più. Sia col posto fisso che senza posto fisso. No, insomma, poi se volete... Ricchi, no, posso, anche senza questo, far niente. Posso su questo però fare un'aggiunta? Sì, qui vedo Siscato, voglio sentire anche Ferrascia. E ovviamente alcune delle cose che dice il professor De Masi noi le condividiamo, c'è un tema di redistribuzione della ricchezza, non solo in questo paese ma nel mondo. Certo. Non lo diciamo noi, lo dicono alcuni liberisti come Biden che dicono che ci sono le multinazionali che devono pagare almeno il 15% di tasse dappertutto. Però c'è un tema che riguarda i ragazzi ed è quello dell'ascensore sociale. Quello sì, giusto. Cioè, è tutt'uno. E la scuola è fondamentale, la scuola è fondamentale, la ragazzi, la formazione. E le pari opportunità, però che cosa abbiamo riscontrato in questi anni? Che quell'ascensore sociale si è bloccato. Certo. Il figlio del medico fa il medico, il figlio del notaio fa il notaio, il figlio dell'avvocato fa l'avvocato, il figlio dell'operaio se va bene fa il precario. Ecco, questo noi dobbiamo smontarlo, dobbiamo farlo insieme e su questo io condivido l'analisi, noi dobbiamo insieme... lavorare perché questo ascensore sociale si rimetta in moto attraverso la scuola, attraverso la formazione, ma attraverso le pari opportunità. Potremmo parlare di scuole di Tor Bella Monaca, di scuole centrali, ma di università private, di università pubbliche, di università nel nord e di università nel sud. Queste diseguaglianze bloccano quell'ascensore sociale e costringono ognuno a seguire la strada dei genitori. Noi dobbiamo insieme, noi ovviamente come Will lo perseguiamo, ma da soli ovviamente non ce la facciamo, abbiamo la necessità su questo di creare una coscienza civile, poi lo si può fare con la UIL, lo si può fare in altri modi, con altri sindacati, non è questo il tema, però noi dobbiamo importante scardinare farlo, quel blocco per dare ai giovani pari opportunità. Allora, non abbiamo tantissimo tempo, però voglio risentire tutti gli altri ospiti, volevo sentire Federico Ferrazza, allora su questo tema del lavoro, che credo tu possa anche rispondere, e poi sì, e poi anche... Pennisi, tutti quanti. Federico. Sì, direi sì, vabbè, che la priorità in questo momento qui, soprattutto per i giovani, è il lavoro, non è arrivare alla pensione. Cioè, credo che poi, la vita è fatta soprattutto degli anni del lavoro, non della pensione, quindi secondo me in questo momento dovremmo concentrarci su quello e sono d'accordo che il grande investimento che il sistema paese dovrebbe fare è sulla scuola, perché prima si ricordava dei rider, io ieri parlavo con una... giovane professoressa che insegna che precaria, che insegna in un istituto tecnico, che scrive ogni tanto anche per noi perché è molto brava, e a lei hanno proposto un contratto di 2 settimane. Allora, un contratto di 2 settimane non c'entra Amazon, non c'entra Deliveroo, non c'entra Uber, è il ministero che o una scuola privata che propone contratti di questo tipo, e questo è concesso in Italia e credo che sia uno scandalo. Quindi al di là della pensione, credo che i lavori precari non siano solamente legati a quelli alla questione tecnologica. Dopodiché secondo me, riprendo anche quello che diceva Bombardieri sulle questioni di genere e di pari opportunità. Noi oggi ci troviamo in uno scenario in cui i lavori del futuro, la gran parte dei lavori del futuro, hanno a che fare con la tecnologia e con il digitale. Ci troviamo in una situazione generale in cui c'è una forte differenza di genere sui luoghi di lavoro. I maschi guadagnano in media più delle donne, hanno dei ruoli di maggior responsabilità rispetto alle donne, e questo è sicuramente un tema che va affrontato, va in qualche modo risolto. Se noi, questa è la premessa, in questo momento cosa succede? Che alle tecnologie, al digitale vengono avvicinati soprattutto i maschi e non le femmine. Ci sono diversi studi che dimostrano
che fino all'inizio delle elementari i bambini esprimono senza distinzione di genere gli stessi desideri rispetto a cosa vorrebbero fare da grande. Tu chiedi a una bambina cosa vuole fare da grande, non è detto che ti dica che vuole fare la scrittrice o la ballerina, ma magari ti dice che vuole fare la scienziata, l'astronauta o la programmatrice di codice di computer. Allora, iniziate le scuole elementari, c'è subito un indirizzamento del sistema, quindi tu, donna, femmina, bambina, ti occupi di materie umanistiche, tu, maschio, matematica, digitale, tecnologia, ingegneria e così via. Poi chiaramente ci sono dei casi, ci sono delle eccezioni, no? Questo sto dicendo su larga scala. Ecco, questo è un problema in prospettiva, visto che dobbiamo caricarci anche dei problemi che arriveranno, è un problema enorme, perché invece di combattere la differenza di genere che c'è oggi sui luoghi di lavoro, così rischiamo di aumentarla, perché creeremo un genere sempre meno attraente per il mercato del lavoro, che è quello femminile, e mentre quello maschile sempre più attraente, perché loro si occupano dei mestieri del futuro. Ecco, questo secondo me è un tema. È un'urgenza che va assolutamente affrontata, rispetto a formazione, lavoro e tecnologia, credo che assolutamente sì, un tema estremamente importante, se no rischiamo di tagliare fuori tutto il mondo del lavoro femminile da quella che è una rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. È una battuta anche, sì, certo, Martina Pennisi. No, intanto io ringrazio Federico, perché così mi ha tolto da dover fare la donna che parla di donne e il tema non lo abbia tirato fuori lui. Sono assolutamente d'accordo, e aggiungo che poi è proprio anche un tema di chi fa le tecnologie, chi lavora nelle tecnologie, poi appunto le tecnologie sono neutre, abbiamo già ripetuto il numero giusto di volte, e quindi poi gli strumenti stessi, le piattaforme stesse, le scelte degli strumenti rischiano di cucirsi addosso a un modello che è quello maschile, ma non solo maschile, anche di un certo tipo, che magari taglia fuori altre minoranze. Quindi questo è assolutamente un tema importantissimo. Un'altra cosa che ha accennato sempre Federico è quella appunto dei mestieri del futuro, quindi tu, Annalisa, giustamente dicevi importantissima la scuola, la formazione. A me, io in questi mesi mi sta capitando tantissimo di intervenire a eventi, assistere o scriverne o parlarne di magari appunto scuole, accademie private o di aziende che fanno corsi molto focalizzati, molto specifici per quelli che sono i mestieri del futuro, no? La sfida è proprio questa, perché c'è tanta richiesta, addirittura le aziende arrivano a crearseli in pancia le figure, sì, le figure che servono, e questo parlando ai giovani, avendo piattaforme in cui si raccolgono i quesiti dei giovani o si danno informazioni ai giovani, è un tema fondamentale in cima alla lista delle priorità, ecco, perché oltre a come il lavoro cambia e ai rischi che ci sono, insomma, tutti i problemi legati alle multinazionali, c'è anche proprio un problema di specificità delle professioni, di domanda che cresce, quindi di opportunità. E chiudo dicendo che sono contentissima di quello che ha detto De Masi delle pensioni, ha svoltato la giornata. anche a noi ha svoltato, anche a loro mi auguro abbia svoltato la giornata. Io è un terribile ottimista, sono felice, ma insomma, comunque uno ci deve credere, se non ci crede alla fine non ci arriverà mai. So che De Masi deve andare via, un'ultima battuta, non so se può rimanere 2 minuti o no, deve andare. Purtroppo devo andare, grazie, sì, professore, tanto noi ci vediamo, ci sentiamo. Grazie moltissimo, grazie a voi. Proprio. Grazie prof. E tanti auguri ai ragazzi che sono in sala e buona pensione. Buona pensione a tutti. Io volevo sentire chiudere, diciamo, questa bella chiacchierata, e volevo sentire appunto Massimo Barra, perché comunque il tema dell'occupazione è fondamentale, l'inclusione sociale anche per il mondo che lei conosce bene, insomma. Noi abbiamo inventato una nuova professione, che è la professione dell'ex tossico, che diventa un social worker nel momento in cui viene inserito nell'organizzazione. L'ex tossico fa cose che i professionisti in genere ignorano o non sanno fare, e sono un esempio e anche un segno di speranza per chi sta ancora nel problema. Questo mestiere va riconosciuto, perché quando si va poi sui documenti della ASL o della regione, e questi vogliono l'assistente sociale, che può essere anche
un imbecille, ma c'ha il titolo. Mentre noi abbiamo gente sperimentata che ha pagato di persona e non viene accettata, e questo mette in discussione le convenzioni, l'accreditamento, eccetera. Io vorrei che il sindacato su queste, su questi problemi qua stesse dalla parte giusta e non dalla parte delle burocrazie che sono vecchie, stantie e negative per il paese. Grazie, grazie. E ci starà il sindacato, vero? Rispondo io. Per... grazie, grazie a Massimo Barra, tantissimo. Grazie a Federico Ferrazza e a Martina Pennisi. Grazie infinite. Adesso lei rimanga qua, segretario, perché insomma adesso c'è un momento che credo voi tutti aspettate con, insomma, con molto interesse. Una figura emergente tra gli artisti italiani. È romano, ha partecipato, l'abbiamo visto tutti a Sanremo, l'ho seguito anche io con grande interesse, grazie. Devo dire, prima come le nuove proposte, poi è diventato un big, e quindi noi siamo molto contenti perché abbiamo una vera icona di voi giovani, ma non solo, anche di quelli più grandi, Fasma. Terzo millennio, la partecipazione diventa democrazia. Benvenuto, benvenuto. Allora io scusatemi, io non è che mi metto a spostare le sedie, però se c'è qualcuno dell'organizzazione, perché secondo me se si mette un po' centrale Fasma in questa fase con la sedia, perché io sono felice di guardarla, certo. Anche voi di guardare me, ma io credo che questo pubblico di giovani sia più contento a vederti, a vediamoci del tu, a vederti, ecco qua. Allora, che ti è successo? Scusa intanto. Niente, perché... niente, mi sono rotto il piede. Aia, aia. Ce n'ho due per fortuna. Dai. Allora, no, io sono molto incuriosita, sono molto contenta quando mi ha detto il segretario Bombardieri questa iniziativa e mi ha detto che c'era Fasma. Devo dire, io ti conosco anche perché ho due figli che ti seguono, quindi insomma l'avevo sentita la musica e mi era anche interessato perché comunque... trovo, soprattutto mi aveva colpito una canzone, mi sembra tu sei Fasma, può essere, in cui dici: in un mondo ha bisogno di una persona come te, no? Il mondo, credo in un cambiamento, e se non partirà dall'alto partirà dal basso, partirà da noi. Quindi sì. Io inizialmente pensavo che tu fossi molto un romantico, cioè un sognatore nelle canzoni, canzoni anche d'amore, in realtà queste sono parole di impegno. Sì, sì, sono... Guarda, ringrazio Ci sta la musica che mi lega a una parte un po' artistica e romantica, però credo che la vita sia poco romantica, perciò preferisco essere pragmatico quando tocco determinati argomenti, soprattutto l'argomento del cambiamento, che credo che deve essere mosso da qualcosa di reale, da qualcosa che è palpabile, da qualcosa che posso toccare, soprattutto io mi sento un giovane, no? E sei credo, giovane? Sì, 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 mi sento giovane. Sì, sì, c'è ragione, sono giovane. E credo che noi giovani stiamo vivendo un disagio generazionale, perciò, e questo disagio generazionale provoca tanta insicurezza. E questa insicurezza automaticamente poi ci slega da tutto quello che ci circonda e ci fa essere molto passivi. E credo che per poter cambiare questa faccia della moneta, perciò per poter diventare parte attiva, diciamo, della società, come questa parola che oggi stiamo utilizzando molto, 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 società, 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 cose che non siamo neanche abituati a utilizzare nelle nostre mura, credo fermamente che debba essere fatto attraverso delle azioni che possono anche essere delle azioni fatte nelle proprie quattro mura. Io credo che prima di poter cambiare il quartiere, prima di poter cambiare la strada, devi cambiare te. E perciò nel momento nel quale cambi... Nel momento nel quale hai la fortuna di cambiare anche semplicemente un punto di vista, te ne devi far carico e vederla come una possibilità per aiutare qualcun altro. Io ti ringrazio, devo dire parole molto belle, molto, molto profonde, perché è vero, deve partire da noi. Spesso avere queste... De Maggio ci ha dato una botta di ottimismo a tutti, per carità, ora spacchiamo il mondo, usciamo, facciamo, avremo pensioni maggiori dei nostri genitori, però in realtà la percezione che si fa, che si ha tutti quanti, è che sia complicato, no? Che uno
E quindi quando è tanto complicato ti viene da essere più passivo, no? Beh, sicuramente, cioè, io penso che alla fine oggi, soprattutto per noi, cioè, lo dico personalmente, no? Io ho iniziato a lavorare quando ero piccolo e non potevo fare musica per tanto tempo, giustamente. Cosa? Facevo il cameriere, semplice. Bravo. Vabbè, ma non è niente. Vabbè. Vabbè, fatto sta che il punto è, per me è stato un altro, il punto è stato il fatto che io dovevo avere una scelta, che è quella di continuare a fare musica, perciò qualcosa che obiettivamente parlando lo dico in maniera molto chiara: la musica, quando inizi a fare musica, non ti dà niente in cambio, ti leva e basta. Perciò è arrivato un momento in cui con gli altri proprio li ho guardati, gli ho detto: ragazzi, io devo fare una scelta di vita, o la musica mi fa capire che devo fare questo, o se no io devo fare altro. E in quel momento ci siamo fatti carico di tutte queste barriere all'entrata. Non so se in economia si utilizza questa parola, siamo barriere all'entrata, sarebbero tutte quelle barriere che vengono poste quando tu devi entrare all'interno di un nuovo ambiente lavorativo. E più ci sono barriere e più è complicato subentrare in quel mondo. Io non sono figlio d'arte, mia madre e mio padre non fanno questo nella vita, il mio manager stessa cosa, e il mio produttore Gigi, mio migliore amico, stessa cosa, perciò abbiamo detto: ma come arriviamo al mondo della musica noi che di musica non ne capiamo molto? E come l'abbiamo fatto? Rimboccandoci le maniche e non fermandoci dove gli altri si sono fermati, andando avanti dove gli altri si fermavano, e soprattutto quando dicevamo basta, perché non sto scherzando, me lo continuo a ripetere, basta, ma credo che ognuno di voi molte volte si dica basta, mi sono stufato. Prima sentivo, scusate se parlo molto, però prima volevo sfruttare le droghe, no? Un argomento molto delicato che... Però secondo me è molto legato all'argomento di oggi, perché oggi noi le droghe, l'alcol, soprattutto noi giovani, perché io per primo, per esempio, l'alcol ho sempre visto come qualcosa per distrarmi, perché quello che vivevo in quel momento era carico di troppe cose a cui dovevo pensare, perciò preferivo distrarmi per far sì che le cose perlomeno non mi accadessero davanti agli occhi, le lasciavo accadere dietro i miei occhi, perciò piuttosto mi distraevo, no? E perciò la chiave di questa cosa è non distrarsi, mai, anzi farsi carico della sofferenza, della rabbia, del male, di tutte le cose brutte che odiamo. E io credo che quella sia la vera benzina, perché io lo posso dire che dal successo non si impara niente, ma dal fallimento si impara a come arrivare al successo. E non credete che... Io parlo a voi perché io parlo a me stesso che sta là, perché io ho avuto fortuna e magari in un altro universo io in realtà non sto facendo questo discorso qua con voi, ma in realtà un altro me in un altro universo ha fatto altre scelte, perciò io devo cercare di parlare a quella persona, a quel me che non ha avuto le mie stesse possibilità, la mia stessa fortuna. Fatevi carico delle vostre esperienze brutte, pure quelle bruttissime. Prima parlavamo di esperienze brutte e le categorizzavo in due luoghi io. Ci sono delle esperienze brutte che mi faccio carico e delle esperienze bruttissime che voglio anche dimenticare, cioè faccio finta che non siano mai esistite, e questo è un errore. Cioè, fatevi carico delle vostre esperienze brutte, perché quelle denotano chi siete davvero, e anzi quelle saranno la vostra forza quando tutto cadrà, quando tutto non ha più importanza, quando quella cosa a cui date valore capirete che non ha realmente valore, ma quello che vi dovete circondare è di verità, di realtà, di lealtà, di valori. E perciò davvero fatevi carico delle vostre esperienze più brutte e vedetele come una possibilità, come una responsabilità. Io credo che in questo anche il segretario Bombardieri, no, noi ripetiamo le sofferenze, ma i fallimenti da piccoli, ma da adulti, perché spesso i fallimenti da adulti ti spezzano proprio, non riesci da giovane, no, si inciampi, hai una brutta esperienza, ti rialzi. Invece da grande, o comunque i fallimenti nella vita, nella società, nell'economia, se uno fallisce in Italia è morto spesso, no? Ah, è fallito. Invece no, la mentalità che c'è più in America, nei paesi anglosassoni, imparare dai fallimenti ti rendono più forte. Ma perché secondo me è insicurezza, tanta insicurezza. Anzi, a tutte le persone insicure, siate felici di essere insicuri, perché quando si è insicuri ci si evolve. E l'evoluzione è la chiave del futuro, io la vedo così. Perciò aspettiamo un secondo.
No, però davvero questa è la cosa importante secondo me, cioè nel senso farsi carico di tutto, di tutto il passato, di tutto il presente, per cercare di vedere un futuro, non aver paura di sbagliare, soprattutto quando si è giovani. Non avete paura mai di sbagliare, se avete un sogno seguitelo, nel momento nel quale non potete farlo praticamente trovate un modo per poterlo fare, ritagliatevi del tempo, cercate di portare avanti sempre chi siete, avete una vita, la vedo così, non fatevi dire da qualcun altro come viverla, sbagliate ma con consapevolezza, nel senso che io sbaglio, esempio, vedo il fuoco, metto la mano sul fuoco, io non mi fido della persona, perché purtroppo oggi noi viviamo molto del non fidarci neanche del prossimo, no? Commettiamo sempre gli stessi errori, è una cosa assurda, cioè io sono ignorante, per esempio, no? Sto facendo lezioni di cultura da un po' a questa parte, da un annetto, e sto scoprendo delle cose assurde. Cioè, del cioè tipo, scusa, bravissima, cose assurde, del tipo che i greci, i romani affrontavano delle tematiche che noi ancora oggi siamo nel banchetto a parlarne, ma anche l'omosessualità o magari anche le differenze tra persone e persone, anche il semplice l'uomo che parla dei propri sentimenti, nell'impero romano era qualcosa di assurdo, cioè tanto che chiamavano le donne con i nomi greci apposta per dire le donne greche sono romanticismo, le donne romane sono forti. Perciò il fatto che noi ancora oggi viviamo con queste tematiche da dover riaffrontare. Stereotipi che ormai è difficile, è assurdo, da scalfire, siamo, no? Siamo insicuri abbastanza, cioè non siamo così tanti sicuri da non fidarci, cioè da non ascoltare nessuno, ma siamo insicuri così tanto da dover ascoltare il prossimo però poi non fidarsi. Non fidarsi comunque. Perciò cioè, ci fermiamo. E perciò la chiave secondo me è davvero... Cercate di creare la collettività vostra, cercate di sbagliare, di imparare, di insegnare dove qualcun altro sta sbagliando al posto vostro. E nel momento nel quale quella persona sbaglia, lasciatelo sbagliare, ma stategli sempre accanto. E credete davvero, datevi una mano, cioè... E datevi una mano voi, perché io purtroppo la vedo così, magari sarò un po' pessimista al contrario di tanta altra gente, però io la vedo così, aiutati da solo, sempre. E poi nel prima aiutati quale... da solo, sì, sì, poi cioè... se sei fortunato insomma trovi anche gli altri, io ma non vedo... aspettare gli altri. E infatti il terzo millennio comunque questa cosa l'ho sposata molto, perché credo in questo fatto, cioè nell'aiutarsi da soli, e che nel momento nel quale esistono dei ponti, dei mezzi per poter aiutare il prossimo in maniera più semplice, in maniera più facile, anche se il futuro molte volte ha portato, come abbiamo detto, comunque a un inizio in cui i posti di lavoro si andavano a perdere, proprio col tempo i posti di lavoro si sono ritrovati da altri punti, perciò crediamo nel futuro, in che maniera? Non guardandolo andare avanti così, partecipando attivamente e facendosi carico. Sì, sempre. Guarda, io ti ringrazio tantissimo, io dico faccio prendetelo subito come testimonial, usatelo nella piattaforma, no. Fategli fare intanto io ringrazio altro che Willy risponde, ma Fasma risponde, perché ringrazio Fasma intanto della partecipazione. E credo che quello che lui ha detto è la dimostrazione più bella di quello che noi abbiamo raccontato, cioè intanto non è vero che i giovani sono bambuccioni, hanno profondità di rivendicazione, insomma ce ne sono stati tanti insomma che l'hanno detto, già ho fatto diversi nemici con sta storia di Sherwood e di Robin Hood, ma lasciamo sta bambuccione. Però voglio dire, è la dimostrazione che i giovani di oggi hanno voglia di cambiare il futuro. E c'è la seconda cosa che io ho imparato ovviamente in famiglia. È inutile che noi spieghiamo ai ragazzi, guarda, non mettere la mano sul fuoco perché ti bruci. Ce la devono mettere, devono avere le loro cicatrici ed è giusto che le facciano, perché quello può aiutare loro a cambiare. Ma soprattutto ti ringrazio della voglia di positività che tu dai e che soprattutto serve. Noi abbiamo già condiviso alcuni principi, il sindacato condivide alcuni valori, alcuni principi, noi ci chiamiamo una comunità, proprio perché siamo già coscienti di una... insicurezza di ognuno, e stando insieme pensiamo di aiutare gli altri a rivendicare. Ma è importante che questo messaggio arrivi ai giovani, arrivi ai ragazzi, non tanto e non solo per le organizzazioni sindacali, ma per costruire un paese diverso. Assolutamente, assolutamente. Io so che ci sono, c'è la possibilità di fare, di avere qualche domanda. Volevi dire una cosa prima, perché no, poi so io, che ci sono. No, ti ho detto, io quello che dico è che
cioè io quello che sono venuto qua a fare sinceramente è a dire a ognuno di voi che quando stasera tornate a casa, domani mattina, fate qualcosa per voi stessi. Se avete una passione, coltivatela. Se avete uno sfogo, coltivatelo. Però cercate davvero di trasformare la rabbia, perché davvero io ero molto rabbioso e ho trasformato la mia rabbia. Sai quando si dice ho trovato un modo per trasformarla, la musica, tutte queste cose così? È una verità. A volte la rabbia può essere qualcosa di buono. Perciò io davvero il mio consiglio è trasformate questa rabbia in qualcosa. Se l'avete trovato, siate fortunati. Se non l'avete trovato, non smettete mai di cercarlo, perché non è che arriva tutto così, cioè si impara sbagliando, come ho detto prima. E poi, perché volevo utilizzare questo fatto, ho sentito Pertini, il liceo Pertini, no? Sì. Pertini era il Presidente della Repubblica, una persona di grande valore comunque, che ha fatto un discorso, è giovane, bellissimo, negli anni 80 se non sbaglio, fece questo discorso a fine anno e disse questa cosa ai giovani, che poi credo che è stato riutilizzato proprio all'interno del video del terzo millennio, che è io ho la mia idea, ma io devo far sì che la mia idea debba essere portata avanti tanto quanto l'idea del mio peggior nemico, e io devo far sì che il mio peggior nemico abbia la mia stessa possibilità, perché l'unica cosa che deve vincere in questo mondo non sono i soldi, non sei tu, non sono io, è la verità. In un mondo fatto di verità non ci sarebbero tanti problemi, perciò portate avanti sempre la vostra verità, a testa alta, sempre. Allora, io ci sono delle domande, c'è qualche ragazzo, non fate i timidi, perché so che c'era... Dai, non ci posso credere, dopo tutte queste cose che ha detto vorrei fare... Dai, una domanda, no, scherzo. Ci facciamo una delle domande e ci diamo delle risposte. Ah, vedo una mano alzata. Vai. Aspetta, non ci sono domande stupide, aspetta un attimo che ti diamo, tanto se ci dici quale liceo sei, il liceo istituto tecnico, dove sei tu? Io frequento il Pertini, istituto tecnico. Volevo chiederti, la musica, no? Che impatto ha dato proprio alla tua vita e come ha cambiato tutto? È una domanda stupida, scusa. No, ma che no, fa stupida mai. Beh, la musica personalmente a me mi ha cambiato la vita, cioè a prescindere del successo, proprio la musica in sé. È stato un qualcosa che non mi è mai piaciuto tantissimo, cioè nel senso, perché sono cresciuto con l'idea che far musica è possibile, che comunque devi fare qualcos'altro nella vita se vuoi arrivare, sicuramente fare il cantante è l'ultima cosa che ti può capitare, però ecco, mi ha insegnato a non abbattermi, perché quando tornavo a casa da solo e mi mettevo sotto le coperte e pensavo a che cosa dovesse succedere domani, l'unica cosa che mi portavo le coperte con me era la musica. Perciò legatevi, come ho detto, a un vostro sfogo, a qualcosa di molto personale. E io ti posso dire che io oggi parlo con la mia famiglia, no? Lavoro con i miei migliori amici, e questo è grazie alla musica. Però questo è accaduto semplicemente perché non mi sono fermato dove gli altri mi dicevano di fermarmi. Perciò quello che ti posso dire è che per me la musica è stata la via. Però per ognuno è diverso, e questa è la mia esperienza, non è una verità assoluta, ognuno ha esperienze differenti. Infatti io credo, fatevi la vostra proprio al 100%, se è la musica portatela avanti, non ascoltate, continuate, mettetevi in dubbio costantemente. Questo è un po' il gioco. Grazie. A te. Seguite le passioni, no? Cercate, sì, sì. Trovate la vostra passione, la vostra... Beh, no, io penso che una vita senza passione è un po' una vita... vissuta passivamente. Sì, assolutamente. C'è un'altra domanda? Il tempo, avete questa occasione, no? Hai detto tutto, credo. Aspetta. È stato chiaro. Io siete stati gentilissimi, davvero, ragazzi. Grazie, sì. Grazie, complimenti. Posso dire che sei stata una doppia sorpresa anche da perché insomma, cioè non è solo amore, quello che è passione, sentimenti, eccetera. Ma te sei una quante hai un sacco di materiale per scrivere, sì, secondo sì, me, sì. Anche evolversi musicalmente magari... parlando, perché non tutti i cantanti, io ne ho incontrati nel lavoro, in tanti, però spesso quando parlano sono una delusione, te sei invece una bellissima, grande sorpresa, hai complimenti. Per fortuna. Complimenti, Fasma. Grazie a voi, davvero. Senti, vabbè, prossimo progetto, cioè una raccontaci un po'. No, io... Cosa proprio... bolle in pentola. No, sicuramente sto tutto il tempo in cucina, perciò...
tante cose, sì, quindi. Se non voglio dire niente, io faccio parlare i fatti, preferisco. Bravo, bravo, complimenti, grazie a Fasma. Grazie mille ragazzi. Grazie. Vabbè, adesso lascio la parola e ringrazio davvero per questa bella mattinata. No, grazie, segretario, mi pare che la giornata sia andata, sia stata una bella lascio giornata. Lascio la parola per i saluti e grazie a tutti voi, grazie davvero, siete stati bravissimi. Ringrazio te e soprattutto ringrazio voi, permettetemi dopo Fasma di ringraziare Massimo Bonelli, un giorno spero di poter dire che sono ancora amico suo, è l'ideatore di Sanremo, alzati un attimo perché non ti abbiamo fatto vedere, vieni qua, è quello che ci aiuta, no? Ormai è un amico, col nostro compagno di battaglie. Ringraziando tutti, ovviamente, ciao Claudio, della vostra presenza, ringraziando soprattutto i ragazzi. Se oggi noi siamo riusciti a darvi una spinta in più, a cambiare le cose, a non arrendervi, a continuare in una splendida battaglia che è quella di una vita diversa e di una vita più giusta, noi avremo raggiunto il nostro obiettivo. Grazie e buona vita a tutti.